mercoledì hanno un virus e hanno vomitato. Le abbiamo fatto un bruttissimo scherzo. Abbiamo davvero esagerato questa volta. Sto funzionando. E ora? Devo ammetterlo, il nostro nuovo video è davvero bello. Siamo stati bravi. Hai ragione. Ma Matti, questi biscotti qui, sei sicuro che siano i più buoni che abbiamo mangiato? No, però sicuramente sono in grado di scomparire. Ah no, aspetta. Che cosa ci fate voi qui? Chi vi ha detto di mangiare senza di noi? No, ma chi ti ha detto di rubarmi il biscotto? Scusami. Avevo fame. Ehi, però siete state cattive, era la nostra merenda questa. Tanto faceva schifo. Io non sono riuscito a dare neanche un piccolo morso. Se vuoi puoi darlo ora. Ma no, che schifo, è tutto morsicato da te. Vabbè Robby, senti, andiamocene via. Io non voglio stare vicino a queste, mi danno una certa aria negativa. Io? Mi viene quasi da piangere. Abbiamo un nome, ci chiamiamo mercoledì, non queste. Tu ti chiami mercoledì 2? No, sono io la mercoledì 1. Beh. Dai. Giocando e si stanno anche divertendo. Io odio il divertimento, anche io. Io amo la solitudine e soprattutto stare in silenzio. Io odio anche te in realtà. Non ci credo che siamo arrivati a questo punto. Ma perché siamo così scarsi però? Dai! Scarsi? Guarda che non sono mai arrivato a questo livello. Che ne dici se li stacchiamo la connessione così non potranno più giocare? Hai ragione, sarà divertente. Io non so qual è l'interruttore. Proviamoli tutti, no? Se devi prendere la scossa, prendila tu. Sei davvero fifona per essere mercoledì. Adesso lo farò io. Oh no, aspetta. Ma cosa? Che sta succedendo? Oh no! Mi sa che si è rotto, non Ma che si è rotto? Non vedi che si è spento tutto? Qualcuno ha staccato la connessione! Eh? E chi avrebbe mai staccato la nostra connessione a internet in un momento così delicato e importante? Penso di saperlo. Dell'internet, perché dovrebbe averci tolto internet, Matti? Sono state loro la polizia dell'internet, ma che polizia? No, non abbiamo fatto niente. Oh no? Aspetta, che sta facendo? Che schifo, ma ti sta vomitando dietro al divano! Cosa ti senti? Tutto ok? No, no, non lo fare. No! Non è stata la polizia? No, sono state Ninna mercoledì e Dani mercoledì che ci stanno letteralmente rovinando la vita. Questa volta pensavo che fosse stato qualcos'altro, ma di nuovo loro? Ascoltami, dobbiamo vendicarci. Non possono farci sempre loro gli scherzi. Adesso faremo noi uno scherzo a loro. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Hai ragione. Dovremmo proprio vendicarci. Andiamo, andiamo. Andiamo. Funzionerà. Non pensi sia un po' troppo, Matti? Non è troppo. Loro ci hanno fatto tantissimi scherzi, quindi adesso è il nostro momento. Ho capito, Matti. Ma tu vuoi prendere dell'acqua dal water dove si fa la cacca e provare a fargliela bere alle due mercoledì? Non solo penso sia ultra schifoso, ma anche pericoloso, perché se ci scoprissero per noi sarebbe la fine, Matti. La fine! Ecco qua, il primo è pronto, dammi l'altro, dai! Matti, mi fa schifo anche solo toccarlo, lo sai? Ricordati di quella volta che ci hanno tagliato un ciuffo di capelli mentre stavamo dormendo! Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, perché Matti e Robby stanno per fare lo scherzo del secolo! Ma perché dovrebbe funzionare, Matti? Non l'ho ancora capito. Allora, mercoledì e mercoledì fanno tutte le cose che sono contro le regole, giusto? Sì, esatto. Quindi se io adesso scrivo non bere questa acqua, loro berranno questa acqua. Capito? È facile. Quindi se noi vietiamo di bere quest'acqua, loro vorranno fare il contrario e quindi berranno acqua. Geniale, vero? Wow. Disponiamo bene i bicchieri e mettiamo questo al centro. È decisamente la trappola migliore che io abbia mai visto, Matti. Andiamocene prima che arrivino, ok? Nasconditi. È il momento, Matti, andiamo. Vai. Mercoledì
Guarda qui cosa c'è scritto. Lo vedo, io so leggere. Non bere questa acqua. Lo sai cosa dobbiamo fare in questi casi? Nessuno ci dà degli ordini. Ora la bevono. Non ci credo. Sta funzionando. Sa di morte. Sei pronta per il TikTok? Certo, sono nata pronta. Deve uscire spaventoso. No, 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 tu non vincerai, ci hai messo nei guai, non ci arrendere. Mercoledì, inizio a non sentirmi bene. Sei proprio una fallita. Emo mai mi sfida per noi. Anch'io ho mal di pancia. Che dici? Gli svegliamo che è uno scherzo? Penso che ormai se ne saranno accorte. Se il piano ha funzionato, adesso avranno un saporaccio in bocca, beh. Sono sicuro che se ne andranno via di casa dopo aver scoperto questa cosa. E la smetteranno di farci gli scherzi, esatto. Un attimo. Cosa sta succedendo? Sembrano molto strane. Non è che è un altro scherzo? È vero, non facciamoci ingannare. Magari l'hanno scoperto e vogliono fare uno scherzo dopo il nostro scherzo, Matti. Va bene, so cosa fare, noi siamo più furbi. Sì, 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 fai finta di stare male, di essere morta, no? Certo, perché non ci stai per fare un altro scherzo, cosa giusto? Cosa abbiamo qui? Un chiarissimo caso di finta malattia? Spostatevi. Sto male. Guarda che noi non ci crediamo che stai male. È inutile che ci provi. O no? Aspetta, che sta facendo? Che schifo, ma ti sta vomitando dietro al divano. Oh no. Oh no, mi viene anche a me da vomitare adesso. Ma scusa un secondo, mercoledì, che cos'hai? Ho male la pancia e mi viene da vomitare. Ma sei bollente. Matti? Robby? Non penso che sia uno scherzo, penso che sia davvero male. Un attimo, a questo punto controllo Dani mercoledì. Sì, io vado a prendere il termometro, vado! Dani mercoledì? Non mi toccare che sto male. Ma stai male per davvero? Ti sembra che sto fingendo. Scotty, cosa ti senti? Tutto ok? No, non lo fare. No! Anche Dani mercoledì sta vomitando! Ma che schifo! E se fosse stato lo scherzo mio e di Matti a provocare questo malessere delle due mercoledì? Ok, sono passati 5 minuti. Quant'è la temperatura? 40. Cosa? Io di solito ho 30. Fammi vedere. 40? Non ci posso credere. Che c'è? Che c'è? Matti? Per caso hanno la febbre? Sì, hanno 40 di febbre. Proprio a 40? E hanno vomitato, giusto? Sì. Fa male allo stomaco? Sì. Potrebbe essere un'intossicazione da Escherichia coli e streptococco. Ossia delle cose che si trovano all'interno del WC. E se si mangiano fanno malissimo, Matti. Cioè tu staresti dicendo che gli è venuto un virus per colpa della nostra acqua del water? Esatto, c'è un motivo se quell'acqua non si beve ma si usa soltanto per mandare via la cacca. Mantieni la calma. Facciamo una cosa. Sì. Adesso noi diventiamo dei dottori e scopriamo se davvero le abbiamo infettate, va bene? Ma io non sono un dottore. Fino a quel momento tu non devi assolutamente dire a loro che è colpa nostra, hai capito? Non dirò che è colpa nostra, va bene? Ok, mercoledì, adesso io ti prometto che ti farò passare tutto, ti fidi di me? Vabbè, fidati comunque. Apri la bocca. Che cosa fai, Aia? Devi aprire la bocca, devo prendere un po' della tua saliva. Mercoledì, non ti fidare. Dici? Ehi, voi due, sentite, io sto solo cercando di aiutarvi. Volete che il mal di pancia vi passi? Sì. Ecco, allora tira fuori la lingua. Ma non dovevi mangiarlo! Vabbè, senti, va bene comunque, grazie. Abbiamo il campione. Ok, perfetto. Adesso proverò ad analizzarlo. Fidati di me, non si tratta di un virus, sarà stato solo un caso. Adesso controllo, Matti. Interessante, sì. Interessante! Ho capito. Cos'è? Non lo so, non sono un medico, non so neanche come si usa. Lascia fare a me, ho visto un tutorial su YouTube. Ah certo, adesso con un tutorial su YouTube sarai in grado di vedere se c'è lo streptococco nel campione. Chiama l'ambulanza.
Perché lì ci saranno medici in grado di utilizzare questi strumenti? Perché avevi ragione tu. Cosa? È colpa nostra. Gli abbiamo passato un virus con l'acqua infettata. Abbiamo passato un virus con l'acqua infettata! Ma Dani, è lì da mercoledì! Ciao. L'ho detto troppo ad alta voce? Sì. Allora, c'è una buona notizia. Sì. È stata colpa vostra se ora stiamo così. Io non ci posso credere. No, Robby, non siamo stati noi, giusto? Non ho mai visto in vita mia quell'acqua presa dal vostro water. Vi ho sentito, non siamo ancora stupide, siamo solo malate. Siete cattivi. Noi adesso ci prenderemo cura di voi e tutto tornerà come prima, ok? Noi ci vendicheremo. No, non vi dovete vendicare, noi vi vogliamo bene, è stato un piccolo errore. E sappiate che saremo ancora più cattive con voi. Ormai abbiamo deciso, non appena saremo bene ci vendicheremo. Ok, allora continuate a bere, io vado a fare le valigie e scappo di casa. Ciao. Ho detto basta. Ma no, ti fai la... Vieni con me. Anche se questa è casa mia, io qua dentro non ci ritorno mai più. Andiamocene. Ciao.